E ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizar e rieccoci con Final Fantasy 8 Remaster. Riprendiamo dove ci siamo lasciati, dopo l'avventura nello spazio, finalmente Squall e Rinova sono riusciti a tornare sulla Terra e abbiamo anche conquistato la Laguna Rock, un'astronave fantastica, perché ragazzi con questa astronave si può viaggiare dappertutto all'interno del globo di Final Fantasy, possiamo andare dappertutto, dove il Garden non poteva arrivare, con la Laguna Rock ci possiamo arrivare. Ora, detto questo, siamo tornati sulla Terra. Purtroppo Edea ha passato i suoi poteri a Rinova e quindi, essendo diventata ora una strega, Esther ha deciso di prendersela con sé e di rinchiuderla proprio per evitare che il suo potere faccia danni. Nel frattempo è anche successo il pianto lunare grazie alla Lunatic Pandora, visto che Zell non è riuscito a sistemarla, è vero Zell? L'anello, Zell, abbiamo problemi più seri, non l'anello. E quindi adesso sulla Terra ci sono altri mostri. Detto questo, alla fine la soluzione ora non abbiamo un piano in realtà, però l'unico pensiero di Skull in questo momento è poter riabbracciare Rinova. A quanto pare Skull prova veramente qualcosa per Rinova e quindi ha deciso di riandarla a riprendere, anche se all'inizio non voleva, era un po' restio, però tramite Quistis, Irvine, Zell e tutta la compagnia si è fatto convinto e ha deciso appunto di andarla a riprendere. Quindi rotta verso Esther, verso il palazzo della strega, tra l'altro, non proprio Esther, quindi che si trova qui, palazzo della strega. Quindi giriamoci un pochettino e andiamo. Allora, qua è Esther, eccolo qui. Sto troppo vicino, non mi fa scendere. Ok. Vabbè, i nemici. Tra l'altro ragazzi, notate anche il cielo, è più rosso, quindi c'è questa atmosfera proprio del pianto lunare che è appena avvenuto. Allora, mo riusciremo ad entrare dentro il palazzo della strega? Vediamo se faranno storie. Volete salutare la vostra amica? Passate, farò un'eccezione per voi. Bene, più facile del previsto. Pensavo saremmo dovuti entrare con la forza. Invece no, liscio liscio. Cosa vuoi fare? Quello che non ho fatto a suo tempo. Di cosa parli? Sapevo cosa avrei dovuto fare, ma sono ancora in tempo, perciò sono venuto. Non me ne pentirò. Voglio Rinova indietro. Cosa dici? Attenzione, qui si è uscito le armi. Ah, in realtà anche Zell, però Zell c'ha i pugni. Squall, muoviti. Oh, scusa, signorina, lei che fa? Lui si è bloccato, ma lei che fa? Dare allarme? Vabbè, pazienza. Possono far venire tutto l'esercito di Galbadia. Di Galbadia, anzi, di Esther. Noi salveremo Rinova. Sì, a pugni. Come posso fare? Certo, Squall a pugni di certo non la butti giusta struttura. Non ti importa se sono una strega? No, non ha importanza. Rinova, Squall, andiamo.
Sì, dai, scuola, il tempo per gli abbracci ci sarà più tardi. Adesso andiamo un po' di fretta. Puntini, puntini. Quell'uomo. Non vorrei sbagliare, però potrebbe essere Ward. Dalla strada sembra lui. Poi il fatto che lui non parli, perché se ricordate gli hanno tolto la lingua, non parlava più dopo la prigione del deserto. Sì, secondo me è lui. E ci lascia andare. Vedi, l'ho già incontrato. È Ward. Rinova, che ti succede? Mi sento a disagio. Perché? Ero andata a Dister di mia spontanea volontà. Eppure voi mi siete venuti a salvare lo stesso. Sono felice. Non devi vergognarti di niente. L'importante è che tu sia felice. Grazie ragazzi. Squall, è da prima che sei in silenzio. Cosa ti succede? Sto pensando. Secondo il mio parere, dice la lista esperta di Squall, lui adesso sta pensando: cosa faremo adesso? Beh, effettivamente, cosa si fa adesso? Se ci pensi troppo, le cose prendono una piega sbagliata. Squall, immagina un futuro più luminoso. Scusate. Però davvero, cosa faremo adesso? Io non lo so. Dobbiamo fare qualcosa per la Lunatic Pandora di Esther, no? È stata presa da Galbadia e come al solito significa che dietro tutto questo c'è Seifer. Seifer è un burattino nelle mani di Artemisia. Ah, Artemisia. Non possiamo permettere che una strega del futuro incasini questo tempo. Gliela faremo vedere a quella. Noi siamo Sid e il nostro lavoro è rompere le ossa alle streghe come lei. Zael! Eh sì, effettivamente è un'affermazione un po'. Non pericolosa, però fastidiosa, visto che adesso Rinoa è una strega. Scusate. Allora, Squall, dove andiamo? Sentite, vorrei andare all'orfanotrofio di cui abbiamo parlato a Trabia. Ma è mezzo distrutto. Ci siamo stati, non c'è niente di speciale. Non voglio andare in una città o in posti pieni di gente. Sono una strega. Se Artemisia entrasse in me. Andiamo, vi prego, andiamo alla casa di Edea. Ok, beh, effettivamente ci sta come si dice, come scelta da parte di Rinoa. Guardate qua, questa è la barriera invisibile di Esther. Allora, la casa di Edea è questa qui, se non sbaglio. Sì, quindi teoricamente, se ce la andiamo di qua, sbuchiamo dall'altro lato. Ok. Andiamo costeggiando il mare. O vogliamo, vogliamo, vogliamo. Sennò che cacchio ce l'abbiamo a fare alla Laguna Rock. Ok. Dovremmo esserci leggermente da questo lato. Ok, atterriamo qui. Mettiamo nel party di Nova. Togliamo questi schemi e mettiamo di Nova. Toh, c'è anche il cagnolone. Preside Sid e la sua moglie Edea, tra l'altro con gli stessi vestiti. Edea, che non sei più una strega, puoi anche cambiarti, eh? Allora tu sei Rinoa. Scusa, ho posto sulle tue spalle un fardello troppo grande. Non ti preoccupare, credo fosse inevitabile.
Non posso prendermela con te per quello che è successo. Invece, se puoi, consigliami cosa devo fare. Ah, beh, visto che pure idea è stata bravissima come strega. Tu sei una strega meravigliosa. Insomma, grazie, Rinoa. Il preside che dice? Rinoa ha ricevuto il potere di Edea. Edea l'ha fatto inconsciamente, ma si sente in colpa per questo. È chiaro che adesso per Rinoa sarà duro accettare tutto questo. È tutto qui? Quando si abituerà al potere magico sarà meglio e non ci penserà più. Fino a quel momento cercate di esserle vicini. Va bene. Facciamoci un giro nella casa di pietra. Magari c'è qualcosa che ci è sfuggito. Scusa? Di cosa? Ho come la sensazione di essere di troppo. Cioè, non pensavo, insomma. Come va quella ragazza della biblioteca? Di che parli? Tutte le ragazze del garden lo sanno e anch'io me ne sono accorta. Ehi, ma io non c'entro. Che carino Zell, comunque li lascia da solo. Li lascia da soli. Cosa mi succederà? Non ti preoccupare, ci sono state anche tante streghe buone, Edea era una di queste. Ma dove? Dove che se la Adeling City ci ha fatto il macello, ha combinato? Potresti essere come lei, ma Edea era stata... E se Artemisia entrasse ancora in me, non so cosa potrebbe succedere. Hai visto, no? Ha preso possesso di me e mi ha fatto rompere i sigilli che imprigionavano Adele. Cosa succederà la prossima volta? Cosa finirò per fare? Dovrò combattere contro tutti? Io odio combattere. Rinoa, anche se tu dovessi combattere contro il mondo intero, io sarò il tuo cavaliere. E questa è la frase anche che diceva sempre Seifer. Se dovessi cadere nuovamente sotto il controllo di Artemisia, i Sith verranno per uccidermi, vero? E il capo dei Sith sei tu. La tua spada mi trapasserà il cuore. Ma se mi uccidi tu, va bene. Solo tu però, tu e nessun altro. Vabbè, insomma, è un bel modo di scegliere di morire. Ascolta, se quel giorno dovesse arrivare... Smettila. Non farò mai una cosa del genere. Non sei tu la strega che distruggerò, ma la strega del futuro che tu tanto temi, Artemisia. Artemisia si possessa di me, ma vive nel futuro. Il mio corpo è usato da Artemisia. Quindi, come mi salverai? Andremo nel futuro? Penserò a qualcosa, troverò un sistema, vedrai. Davvero lo troverai? Sì, fidati di me. Mi fido di te. Io mi fido di te. Vabbè ragazzi, sono stonato. Fin quando non troverai un sistema, sarebbe meglio che io restassi ad Ester. Anche tu saresti più tranquillo. No, non servirebbe a niente. Ti verrei a riprendere di nuovo. Ormai Squall è tenace. Stai vicino a me e non ti succederà niente. Ah, quelle parole. Cosa? È da lei che è iniziato tutto. Di cosa stai parlando? Te lo sei dimenticato? Qualcosa che ho detto? No, lascia perdere. No, è colpa dei Guardian Force. È colpa loro se ho dimenticato. Bella scusa. Ah, ti senti meglio? Sì. Posso dirti una cosa? Ho fatto un sogno, un brutto sogno. Avevamo deciso di andare a guardare insieme le stelle cadenti. Mi ero vestita bene e mi ero messa il tuo anello. Ma quando era arrivato il momento di uscire, non mi ricordavo più dove ci dovevamo vedere. Siccome ti volevo assolutamente vedere, mi misi a correre. E corsi per montagne, deserti, pianure, e arrivai a Timber, a Balab, a Galbadia. Quando non ebbi più fiato per correre, la mia voglia di vederti crebbe.
e urlai: «Squall, dove sei?» Mi svegliai, stavo piangendo. «Scusa, non so se ho fatto bene a dirti una cosa del genere, ma parlandone le brutte cose si dimenticano. Non ci siamo mai visti. Non ti ricordavi dove ci dovevamo incontrare, perché non avevamo deciso. Ah, allora decidiamolo qui. Io sono qui. Sono qui cosa? Io aspetto qui. Ti aspetti? Io ti aspetterò qui. Se verrai qui, mi troverai. Ho capito, verrò qui. Tra l'altro, questa scena, cioè questo prato, è quello che esce all'inizio del gioco. Andatevelo a vedere magari nel primo video, l'intro del gioco. Lì si vede proprio questo prato immenso. E ci sono le frasi in inglese: I'll be here, ti aspetterò qui. Questa volta ci incontreremo. Ci incontreremo sicuramente. Ehi! Scusate, ma è un'emergenza. Abbiamo un contatto radio dal palazzo presidenziale di Esther. Hanno un piano per distruggere Artemisia. Vogliono i SID per realizzarlo. Sarà una trappola per riprendersi Rinova. Oh, la persona con cui ho parlato si chiama Kyros. E allora, ragazzi, quello era Ward, sicuro. Non sarà mica quel Kyros? Kyros è al palazzo di Esther. Ha detto che vuole ingaggiarci? Ok, andiamo. Allora, ragazzi, io guardo questo video. Aspetta, parliamo un attimo con l'idea. Squall, quando eri piccolo cercavi sempre Leon con le lacrime agli occhi. Ah, e basta? Pensavo dovevi dire qualcos'altro. Lo sapevo già, questa idea. Arret. Squall, c'è qualcosa che ti voglio dire. Ascoltami un attimo, ti prego. Ho capito, ma ero venuto prima per parlarti. Sono passati 13 anni ormai, la mia storia inizia da allora. Sono diventata strega da bambina, 13 anni fa lo sono diventata di nuovo. Quel giorno, in questo stesso luogo, incontrai una strega che stava morendo. Lo raccolse di mia spontanea volontà i suoi poteri. Non potevo lasciare che quella strega prendesse i miei bambini. Raccolsi io il suo potere, ma da quel giorno iniziò la mia triste storia. Questa storia ora è finita. Qualsiasi storia, per quanto dolorosa, ha una fine. Quindi, Squall, fa che anche la tua storia finisca, anche se questo significherà la tragedia di un'altra persona. Ok, altro? Ora vai, Squall. Allora, ragazzi, io direi a questo punto di salutarci qui per questo episodio. Perché per continuare la storia dobbiamo andare a Esther. Però prima di andare a Esther, adesso con la Gola Rock, mi voglio fare un giro un po' per il globo e andare nei luoghi dove non siamo andati prima col Garden, proprio perché adesso li possiamo raggiungere. Quindi non ve li faccio vedere, magari farò qualche mezzo video, ora vediamo. E poi ci ricolleghiamo con la storia. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Come sempre vi invito a mettere like, a commentare e a iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Mezzaragaret. Ciao, aglio!